scoglio del creato, comparve sulla Terra alcune decine di migliaia di anni fa. Il suo primato nella natura si affermò subito in modo inequivocabile. La sua storia è un nobile poema di lotte, di avventure e di conquiste. Quali imprese l'uomo non ha osato, non osa o non oserà? La sua vita quotidiana è regolata con ingegnosità rara. Una sveglia lo avverte quando è giorno, una lampada lo illumina quando è notte. Egli è circondato di invenzioni talvolta utili, talaltra dilettevoli. A differenza dei suoi progenitori, i quali abitavano grotte o capanne, si vestivano di pelli e si cibavano di ghiande, l'uomo oggi vive in condizioni che attestano eloquentemente l'alto grado di razionalità raggiunto dalla civiltà contemporanea. In ogni suo atto, l'uomo è accompagnato e sorretto da una alleata potente, la tecnica. Intorno a lui, macchine estraggono, cuciono, scrivono, calcolano, distillano, lavano, volano. Reattori più veloci del suono gareggiano nell'aria con i messaggi cifrati sulle onde invisibili. Munito dei conforti della prodigiosa tecnica moderna, l'uomo in casa sua è un re. La tecnica fornisce all'uomo i mezzi di locomozione più moderni, veloci, capaci veicoli che fungono insieme da strumenti di comunicazione sociale. L'uomo moderno è intimamente poeta. Anche nel tumulto della città egli sente il fascino e il bisogno della natura. In essa ama perdersi e sognare. Tale è la città moderna. Un problema. L'uomo non riesce più a controllarne lo sviluppo. Superpopolazione. Polvere, rumore, mancanza di luce, d'aria, di natura, strade strette. Che fare? La parola è agli urbanisti. Ecco gli urbanisti al capezzale della città sofferente. È possibile salvarla. L'architetto ha un piano ben definito. Innanzitutto, dove c'è disordine, creare allineamento. Dove c'è congestione, creare allargamento, spaziare, con zone di vegetazione. La città è un problema plastico, di proporzioni, di rapporti. È un problema di armonia. Fate una città fine, elegante, e avrete cittadini civili, eleganti.
questo piano, secondo il parere del signor B, tecnico di grande esperienza, manca una sola cosa, la più importante, che ha dimostrato l'esperienza mondiale degli ultimi 50 anni, che il problema della città è uno solo, la circolazione. Per risolverlo non c'è altro da fare, sistemare la rete stradale in modo che il traffico possa scorrere senza inceppi. Che facciamo di questo vecchio monumento? Lo spostiamo? Lo eliminiamo? Pardon, troppo giusto, è un monumento nazionale. Ma un piano, se si applica, deve essere applicato nella sua integralità. Bisogna avere il coraggio, in certi casi, di sfidare l'impopolarità. Abbattuti pochi quartieri, la nuova arteria è pronta. Liscia come un biliardo. Ora sì, via libera, circolare. Il professor C è in cuor suo disgustato. Egli ha un profondo disprezzo sia dell'intuizione che dell'esperienza, a suo parere residui di una mentalità antiquata e romantica. Al giorno d'oggi, prima di fare un piano, occorrono i dati. Occorre un'analisi scientificamente condotta sul corpo della città. Aggredire i problemi e tradurli in cifre. Fate parlare la statistica e la statistica parlerà per voi. Sua sintesi scientifica danno come risultato lo spazio commisurato all'uomo medio dedotto statisticamente da risultato scientifico, quindi obiettivo, automatico, quindi sicuro. La scienza ha trovato lo spazio ideale dell'uomo. Manca soltanto lui, l'uomo. Ah, eccolo. Seguire la freccia. Vietato. Possibile. No, i calcoli non sono sbagliati. Casomai sbagliato sarà l'uomo. Il professor G non ha scelta. La macchina montata coi calcoli e le statistiche deve funzionare con qualsiasi metodo. Anche con l'uso del potere? In casi estremi, anche con l'uso del potere. Così uno scienziato, per amore del suo piano, può farsi il tiranno dell'uomo.
uomo della città. Non sei ancora morto. E neanche la tua città. È viva, bene o male. La riconosci? C'è caos nella città, miseria, rumore, polvere. Ma l'errore non sta in lei. Sta nel volerla modificare astrattamente, senza capirla. Va nella tua città, uomo, e collabora con chi vuol renderla più umana, più simile a te.